Ciao, sono Zane di Turbolab.it. Negli ultimi anni, grazie alla visibilità che sono riuscito a raggiungere grazie alla popolarità del sito Turbolab.it e al nostro canale su YouTube, sto ricevendo un sacco di domande e richieste in merito un po' a qualsiasi tipo di criptovaluta immessa sul mercato. Ehi, ciao Zane, cosa ne pensi di questa criptovaluta in posizione 475 su CoinMarketCap? È un po' quello che mi succede settimanalmente. E questo è quello che accade dalla parte degli amici e degli utenti che mi contattano. Dall'altra parte ho un sacco di aziende che mi chiedono settimanalmente di fare delle review a pagamento. Come spesso ho detto su questo canale, spesso rinuncio all'ingaggio perché le criptovalute non hanno nessun valore, ma altre volte accetto perché sono criptovalute interessanti da proporre al pubblico di chi mi segue. Tutto questo ha fatto sì che sia stato necessario creare un framework di lavoro che mi consenta di valutare un po' i progetti criptovalutari nel minor tempo possibile per stabilire se sono cose interessanti e quindi con le quali posso andare ad approfondire oppure scartarle immediatamente perché sono truffe o comunque non hanno nessun valore per l'approfondimento e per la proposizione in articoli e in video che mi richiedono un sacco di ore per essere preparati. Bene, nel corso di questo video ti presenterò i 7 segnali o le 7 regole che dir si voglia che utilizzo per capire rapidamente se un progetto criptovalutario è buono o meno. Se l'argomento ti interessa, seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. La mia prima regola è che non accetto progetti criptovalutari in cui l'autore, il team leader, sia un anonimo. Voglio che sia chiaramente indicato chi è il leader con nome, cognome e un profilo LinkedIn. Questa regola nasce da una brutta esperienza che ho avuto personalmente tra il 2017 e il 2018 con un progetto che si chiamava Oyster Perl. Aveva un'ottima tecnologia, avevo fatto un sacco di approfondimento, ci avevo personalmente investito un centinaio di euro, ne avevo parlato anche su Turbolab e sul canale YouTube, però purtroppo cosa è successo? Che a fine 2018 l'autore, che era appunto anonimo, ha preso tutte le monete ed è scappato con il malloppo, facendo precipitare a zero il valore del progetto. Da allora la regola è appunto che non accetto più progetti in cui il team leader sia anonimo. Faccio molta attenzione in particolare a LinkedIn, voglio che sia indicato nome, cognome e che sia espressamente indicata l'azienda e la criptovaluta nella quale dice di partecipare e che sto analizzando. Ancora, voglio che il profilo LinkedIn abbia già un buon numero di connessioni anche esterne al team di lavoro del quale fa parte come criptovaluta. Questo mi aiuta a capire che non è stato un profilo creato esattamente solo per ingannare gli utenti, ma che è una persona realmente esistente. Se sul sito sono citati degli advisor importanti, ho iniziato anche a mandare direttamente dei messaggi loro tramite LinkedIn per chiedere conferma che effettivamente fanno parte del progetto. In caso non mi rispondano, non ne faccio un gran dramma, però diciamo se mi rispondono in modo positivo è un punteggio addizionale. Inoltre, richiedo che siano presenti almeno una serie di persone in ruoli chiave. Nel particolare, nella mia esperienza, è sempre necessario un team leader, quindi un CEO che guida l'azienda e dà la visione del progetto, un responsabile tecnico CTO, quindi una persona che si occupa della parte tecnica ed è un responsabile dell'area tecnica, sviluppatori, grafici e designer, più ce ne sono meglio è, perché i programmatori come me siamo un po' considerati la manovalanza oggi, però in realtà siamo quelli che realmente implementiamo i progetti, quindi devono essere chiaramente indicati. Serve anche un tesoriere o un commercialista, quindi quello che generalmente si chiama un CFO, un CFO, che si occupa di gestire il denaro. Questo è necessario perché i progetti cripto raccolgono un sacco di soldi che devono essere gestiti in modo oculato e quindi questo è il ruolo della persona dedicata. Ci deve essere anche una persona dedicata al marketing fin da subito. So che è un parere un pochino controverso perché la maggior parte dei tecnici come me dice che il marketing è tutta fuffa e non serve a niente. In realtà è importantissimo che ci sia una persona dedicata al marketing perché dovrà poi spingere il prodotto e farlo conoscere ai consumatori, quindi esigo che sia presente anche una persona di questo tipo. Dopo la squadra, un altro aspetto critico per una fortunata riuscita di tutta l'operazione è chiaramente il prodotto. La primissima valutazione che faccio è che il progetto deve essere fisicamente realizzabile, deve essere una cosa che comunque è compatibile con le regole della fisica e della scienza. Ho detto una banalità? Beh, io probabilmente, per quanto mi riguarda, credo di sì.
Però a giudicare dal fatto che parlo con tantissime persone che mi dicono che non sanno neanche quale sia il prodotto della criptovaluta nella quale hanno investito, evidentemente non è così una banalità per tutti. Quindi di fatto attenzione al prodotto deve essere qualcosa di possibile e scientificamente realizzabile. Apprezzo poi moltissimo i gruppi che si presentano sul mercato con un MVP, quindi un minimum viable product, ovvero qualcosa di già pronto in una fase magari embrionale, che non sia completo, ma che comunque ci sia già un abbozzo del prodotto che vogliono realizzare. Questo per quanto mi riguarda è importante, non solo perché intanto mi dà la dimostrazione che il team è effettivamente costituito, stanno già lavorando, ma mi dà anche una prova tangibile che quello che propongono di fare, come dicevo prima, è materialmente realizzabile e soprattutto dà un grosso disincentivo a questo team a sganciarsi dal progetto, perché di fatto hanno già investito moltissimo, quindi hanno tutto da perdere nel ritirarsi. Quindi se c'è un MVP, ottimo segnale positivo per me. La realtà purtroppo è che moltissimi progetti oggi si presentano sul mercato con un white paper, tanti bei sogni e tante belle idee, ma non hanno un MVP, quindi di fatto se l'MVP non è presente non ne faccio una tragedia. Mi piace però che ci si parli con una roadmap ben definita e ben precisa. Nella roadmap ci devono essere indicati due punti chiave, in particolare quali sono gli step, quindi le milestone, i passaggi che porteranno ad ottenere il prodotto finito, e per ogni milestone voglio che sia indicata una data esplicita. Questa roadmap è di importanza cruciale perché verrà poi utilizzata, l'andremo poi a utilizzare come investitori in un secondo momento per valutare se il team sta continuando a lavorare sul progetto oppure se si sono seduti sugli allori e non stanno andando avanti. Invece con una milestone che scadenza lo sviluppo abbiamo sempre il polso di quale sia la situazione. Faccio sempre anche grande attenzione a quale sia la distribuzione delle monete. In particolare, se non c'è mining, se non è prevista l'attività di mining o comunque un'attività che produca le monete con uno degli altri algoritmi, significa che le monete sono già state tutte generate, quindi tutto il bacino di gettoni o di monete è già stato realizzato, quindi da qualche parte dovrà essere. Chi conserva queste monete? Allora, se il 60% di queste monete viene poi immesso sul mercato immediatamente in forma di ICO o comunque disponibile alla vendita, bene. Se invece cominciamo a parlare del fatto che l'azienda comunque detenga il 50% delle monete o addirittura di più, questo per me è un segnale rosso, è una bandierina rossa, perché in particolare l'azienda detiene un enorme potere e potrebbe utilizzare questo capitale strada facendo per scaricare via via grandi quantità di monete sul mercato per lucrarci ulteriormente facendo precipitare il prezzo, e quindi sarebbe un incentivo, diciamo, a giocare un pochino sporco. In caso sul mercato vengono immesse solo il 50% delle monete, mi può star bene, però voglio vedere almeno un 10 o 15% della restante parte, quindi il 50% delle monete che rimangono in mano all'azienda, voglio che almeno un 10-15% di questo totale sia stato bloccato in uno smart contract. Questo avviene abbastanza spesso quando ad esempio sono previste delle ricompense per i membri iniziali o per i direttori del progetto. Mi sta bene che ci sia questa ricompensa, però deve essere bloccata in uno smart contract con un periodo di freeze di almeno 1 o 2 anni. Quindi sappiamo che almeno per 1 o 2 anni non potranno mettere le zampacce sopra questa ricompensa e quindi saranno incentivati ad andare avanti con il proprio lavoro. Per quanto riguarda le ICO, faccio anche grande attenzione a qual è il bonus iniziale. Attenzione ragazzi, perché le ICO che si propongono con un 40% di sconto sui gettoni, quindi regalano il 40% dei gettoni a chi li acquista, vanno a infilarsi in un percorso un pochino pericoloso. Perché? Perché non appena arrivano sul mercato, non appena sbarcano sul mercato, chi ha ottenuto questo regalo, questo omaggio, e sono generalmente gli investitori iniziali, ha una grandissima tentazione, e lo capisco benissimo, a vendere tutte quante le monete perché ha già guadagnato gratuitamente questo 30-40% di soldi. Quindi chi glielo fa fare di andare a rischiare ulteriormente? Quindi compro col 40% di sconto, vendo immediatamente non appena la moneta e il token raggiunge l'exchange ed ecco che mi sono già guadagnato il 40% sul mio investimento iniziale, e la tentazione è molto forte. Un investitore, soprattutto se è un professionista, lo farebbe sicuramente. Quindi attenzione a qual è il bonus. Diciamo così, uno sconto fino al 40% in prevendita è accettabilino, meglio comunque se del 30%, qualsiasi cosa sia superiore al 40%, soprattutto quando vedo gli eccessi del 50% o del 60%, è un segnale assolutamente rosso, è estremamente pericoloso e io ne preferisco non approfondire e ne sto alla larga.
Una bandiera rossa grande così personalmente mi si spalanca anche quando vedo parlare di rendite garantite oppure rendite che danno il 10% al mese o percentuali insostenibili di questo tipo. Questo perché? Innanzitutto, ragazzi, se non siete investitori professionisti, vi ricordiamo che persino i BTP, quindi i buoni poliennali del tesoro emessi dallo Stato italiano, non sono sicuri e garantiti al 100%. È vero, sono l'investimento scelto da chi ha un profilo di rischio molto basso e quindi li vuole trattare come sicuri, ma i BTP non sono sicuri, nel senso che se domani l'Italia va in default perché non riesce più a ripagare tutto il debito pubblico e la cosa implode, di fatto persino i BTP diventano carta straccia. La stessa cosa si dica dei T-bond, che sono l'equivalente USA dei nostri buoni poliennali del tesoro. Non sono garantiti perché se lo Stato va in default, questa roba vale zero. Ora capite che se uno Stato sovrano non può materialmente, per le leggi dell'economia, rilasciare un prodotto finanziario che sia garantito al 100%, tantomeno potrà farlo un'azienda privata. Ora, se un'azienda privata dice di poter rilasciare qualcosa di garantito, per quanto mi riguarda, è un segnale rosso, perché l'azienda sta mentendo e lo sanno benissimo che stanno mentendo. Quindi, di fatto, partiamo già con il piede sbagliato e, per quanto mi riguarda, non voglio averci niente a che fare. Nello stesso gruppo di potenziali truffatori metto anche tutti coloro che promettono un ritorno sull'investimento del 10% al mese o qualcosa del genere. Ragazzi, un prodotto finanziario per le leggi dell'economia non può avere dei ritorni sull'investimento così elevati. Per quanto riguarda le rendite passive, possiamo orientarci attorno ad un 10% all'anno, che è già comunque molto buono. Un progetto con il 10% all'anno è comunque serio e ci permette di guadagnare bene. Qualsiasi cosa sia superiore, la guardo un pochino con il naso storto. Per due motivi: è insostenibile a lungo andare, quindi ci sono sostanzialmente due possibilità. O l'azienda che emette questo prodotto sta pensando di soddisfare le richieste e pagare gli interessi per un periodo brevissimo, per poi sostanzialmente implodere, quindi sostanzialmente stanno lanciando uno schema Ponzi nel quale le persone devono portare continuamente nuovi iscritti e nuovi partecipanti perché la cosa stia in piedi, oppure semplicemente in buona fede stanno generando iperinflazione, vuol dire che stanno scaricando nelle mani di chi detiene i gettoni una quantità insostenibile di nuove monete, con il risultato che tutte quelle in circolazione perdono valore perché si verifica appunto un'iperinflazione. Quindi, per quanto mi riguarda, sto sempre anche alla larga dai progetti che promettono dei ritorni, delle rese stellari che non sono compatibili con le leggi dell'economia. Venendo ai prodotti, c'è una categoria di prodotti nei quali sì, non sono molto più fiducioso. Sono tutti concorrenti di Ethereum. Questo perché? Perché Ethereum, di fatto, un po' perché ha quello che viene detto first mover advantage, quindi ha un vantaggio come prima piattaforma che ha lanciato gli smart contract, un po' perché stanno continuando a crescere molto bene con Ethereum 2.0, che nel momento in cui registro questo video è già stato previsto ed è ormai alle porte, e hanno un'alliance, quindi un consorzio costituito da aziende specializzate nel settore, e conferisce un sacco di autorevolezza a questa piattaforma. Quindi Ethereum è diventato estremamente forte. Andare a competere con gli smart contract e con tutto l'ecosistema basato su Solidity della piattaforma Ethereum, secondo me, è estremamente difficile. Ci sono un paio di piattaforme, io in particolare sono un sostenitore di NIO, ma esiste anche EOS e ce ne sono tantissime altre che appunto si pongono come alternative per gli smart contract, però la differenza che hanno rispetto a Ethereum come reale adozione come piattaforma di realizzazione smart contract è enorme. Ora, qualsiasi altro progetto che arrivi, si butti nella mischia e cerchi di rivaleggiare con Ethereum in prima battuta e poi con tutti questi altri contendenti già consolidati in seconda, per quanto mi riguarda, mi fa storcere un pochino il naso. È estremamente difficile che vengano adottati in massa. Posso fare una piccola eccezione per i progetti come ARK, dei quali ho parlato qualche tempo fa, che sono iper specializzati e puntano in particolare a colpire, diciamo, il segmento di quella che per noi è la piccola media impresa. Di fatto mirano agli sviluppatori e vogliono fornire gli strumenti per sviluppare una piattaforma blockchain rapidamente e che sia in grado di comunicare con tutte le altre. Però di fatto faccio delle eccezioni appunto perché è qualcosa di molto mirato a una piccola nicchia. Chi mira a realizzare una piattaforma di smart contract pienamente concorrente con Ethereum senza avere una specializzazione, per quanto mi riguarda, farà molta molta fatica ad avere successo e quindi storco un pochino il naso.
Sempre per quanto riguarda il prodotto, storco il naso anche quando leggo di nuovi servizi che si stanno lanciando contro concorrenti stramega affermati nel settore classico. Nello specifico, quando leggo che c'è qualcuno che vuole imporre un proprio browser web specifico per accedere al servizio. Ora ragazzi, per quanto mi riguarda, dopo che Microsoft nel 2015 ha fallito, pur integrando Microsoft Edge in Windows 10, a raccogliere una quantità importante di quote sul mercato, perché di fatto il pubblico è già affezionatissimo a Chrome, credo che chiunque altro voglia lanciare un proprio browser web farà molta fatica a raggiungere il successo. Sì, è vero, gli smanettoni come me, o probabilmente come molti di voi in ascolto, saranno ben felici di provare qualsiasi novità arrivi. Però la maggior parte delle persone, quindi il pubblico dei normali, di fatto non prova qualsiasi cosa arrivi e si sgancia dalla soluzione precedente solo in caso sia estremamente insoddisfatta. Ricordiamo che invece in questo momento le persone non mi risulta siano estremamente insoddisfatte di Google Chrome, quindi qualsiasi criptovaluta che si presenta sul mercato con un proprio browser specifico e proprietario avrà, secondo me, farà molta fatica, se non di fatto mi sbilancio a dire che per quanto mi riguarda sarà impossibile che riesca ad avere un buonissimo successo. Faccio riferimento in particolare a Basic Attention Token e al suo browser web Brave, che è ottimo, ha un sacco di funzionalità interessanti e stanno già facendo qualche buon numero. Però, come ho già detto nel mio video di approfondimento su tutta la piattaforma, faccio molta fatica a prevedere che le persone si lanceranno in massa su Brave, anche perché è un problema di capacità promozionale. Ad esempio, Google ha promosso Chrome con un link sulla propria home page e sponsorizzando l'installazione automatica all'interno di qualsiasi altro software freeware che girava negli ultimi anni e continuano di fatto a martellare con un sacco di pubblicità che a loro costa magari qualche miliardozzo di dollari, che però non è niente sul loro balance sheet, quindi sul loro conto economico non si vedono neanche questi miliardi. Ora, nessuna startup può avere a disposizione chiaramente questa capacità di fuoco per raggiungere lo stesso pubblico, quindi di fatto vanno veramente a sfidare un colosso con un prodotto buono, ma che difficilmente sarà talmente strepitoso da far sì che le persone si spostino in massa. Ora, ho fatto l'esempio del browser web perché da tecnico e da appunto appassionato con turbolab.it di queste tecnologie è l'ambito che seguo di più, però chiaramente troviamo un sacco di esempi analoghi, anche tutti quelli che ad esempio vogliono lanciare un social network per andare contro Facebook. Lì è ancora più difficile perché devono spostare proprio le persone, che generalmente chi frequenta Facebook non è strettamente un appassionato di tecnologia e quindi non gliene frega niente di andare a provare un nuovo servizio perché ha già tutti gli amici lì, e quindi in quel caso è ancora più difficile. Un'altra cosa per me molto importante è capire, quando valuto un progetto, quale sia il sentiment generale delle persone riguardo a quello specifico progetto. Ora, io raccomando sempre di fare le proprie valutazioni con la propria testa, non fidarsi di nessuno, non fidatevi di me, non fidatevi di nessun altro YouTuber che giri e che vi racconti di questo o quel progetto. Fate sempre le valutazioni in prima persona. Ciò nonostante, mettere la testa nella sabbia, nascondersi nella propria bolla di convinzioni senza dare un'occhiata a quello che pensano gli altri appassionati è sempre una pessima, pessima idea. Quindi, per non farlo, io vado sempre su Reddit, in particolare su R Cryptocurrency, che è la community più grossa dedicata alle criptovalute, e cerco attivamente dei pareri negativi in merito alla criptovaluta che sto analizzando in quello specifico momento. Di pareri negativi se ne trovano sempre su qualsiasi progetto, anche addirittura nei confronti dello stesso Bitcoin, però sono interessanti come spunti di riflessione per approfondire magari degli aspetti di un particolare progetto che abbiamo sottovalutato. Vi faccio un esempio: non so come la pensiate su Ripple, su XRP, però di fatto investire ignorando il fatto che si tratti di una criptovaluta molto centralizzata, della quale l'azienda Ripple Ltd, quindi l'azienda che promuove e sviluppa Ripple stessa, detenga il 50% delle monete, mi sembra un aspetto piuttosto importante da conoscere. Il fatto che Tron di fatto sia gestito da Justin Sun, che dalla community viene più spesso etichettato come un buffone, non è visto molto bene da R Cryptocurrency perché fa continuamente delle figuracce, è di fatto un altro elemento che mi interessa sapere. Poi, ragazzi, ben detto, ognuno fa le proprie valutazioni, però queste cose dobbiamo comunque leggerle e capirle. Poi decidiamo che non ce ne frega niente che Ripple sia centralizzato e che non è vero che Justin Sun sia un buffone, ma semplicemente stia facendo una buona attività di marketing e lo stia facendo volutamente per farsi conoscere e fare conoscere Tron. Queste sono valutazioni soggettive, però di fatto dobbiamo conoscere sempre anche l'opinione e il sentiment generale dei critici per sapere come stanno le cose.
Bene, queste erano le mie 7 regole, 7 segnali per capire se una criptovaluta sia valida o meno. Una volta che il progetto che sto analizzando supera questo step preliminare, inizio ad approfondirlo, guardo un po' meglio il white paper, cos'è composto il prodotto, in quali tecnologie, se è open source, eccetera, eccetera. Però di fatto questo è il mio primo livello di scrematura. Da zanedditurbola.it è tutto, come al solito se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pollicione mi piace qua sotto, ti ringrazio davvero in anticipo se lo farai perché per me è molto importante ricevere dei mi piace per capire se i video vi piacciono o meno. Come sempre i commenti qua sotto sono a disposizione, fammi sapere quali sono le tue regole per valutare un progetto criptovalutario, a quali aspetti dai più peso e quali invece ignori. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, non dimenticare di cliccare sul pulsantone rosso, iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Al prossimo video, ciao!